lavanderina che propone una dimostrazione di Beauty Conduct, che sarebbe una spugna particolare con un'esfoliazione particolare, eccetera, che è un prodotto che lei vende normalmente e che proporrà in chiave orientale per questa giornata. Si potrà Quale assistere giorno? a sia eventi culturali, eventi, manifestazioni folcloristiche, ma soprattutto, per esempio, ci sarà il gioco del fuoco che verrà svolto nella piazza principale, cioè ci sarà un gioco del fuoco cinese. Noi non dimentichiamo che la parte in Cina è nata il fuoco, è nata tutto quello che è l'attività pirotecnica, è nata 1000 anni fa, e pertanto lì dimostreremo come la cultura poi si è trasferita in Occidente. Ci sarà la danza del ventre, la Cina creativa, l'Ayurveda, i massaggi, ci saranno la danza Kathak e i maestri del fuoco, che è veramente la novità di questo evento, perché non avremo i tamburi perché erano fuori, ma ci sarà la magia del fuoco. La città di Osimo ha risposto, diciamo, non è abituata alle promozioni, è una nuova iniziativa, un nuovo modo di pensare, una nuova cultura, cioè che diventa il commerciante protagonista, e questo lo stanno piano piano acquisendo, ma la risposta è stata più che egregia, perché sono 41 esercizi che partecipano all'iniziativa. E ancora ha risposto molto bene, forse non eravamo così pronti noi, e abbiamo aggiustato i tiri nelle città successive, e le altre città è andata veramente alla grande: Macerata, Jesi, con l'esplosione di sabato di Civitanova, che veramente tutto il giorno, dalla mattina alla sera, c'è stata tantissima gente, e i commercianti, i bar, i ristoranti, ma soprattutto i commercianti erano felicissimi, perché è una cosa nuova, e soprattutto sono diventati loro i protagonisti della città. Lanceremo altre tematiche, però posso dire che ormai la Confcommercio sugli eventi sta diventando veramente, si sta allenando. Anche ieri abbiamo lanciato un concorso a premi a Porto San Giorgio, in cui tutti i commercianti partecipano con un evento culturale, cioè 50 commercianti con i quadri che partecipano all'intera città. Perciò è una cosa nuova che piace a tutti, e soprattutto serve ai commercianti per fare movimento. Qui a Osimo c'è qualcosa di più, e cioè la fine del percorso e l'inizio del Natale. Lanceremo il Natale ad Osimo, perciò è l'evento del lancio del Natale a Osimo. Se lanceremo bene questo evento, andrà bene il Natale alla città di Osimo. La città e i commercianti di Osimo hanno risposto in maniera veramente egregia, perché abbiamo quasi 50 iscrizioni, 50 commercianti, possiamo dire che siamo a una percentuale altissima, e perciò è stato un successo, che l'idea che abbiamo avuto e il format che abbiamo avuto è piaciuto. All'inizio c'è stata un po' di titubanza su Venire d'Oriente, non avevano capito bene quello che realmente volevamo proporre, ma il format è poi piaciuto, perciò l'adesione ci hanno dato ragione a noi di Confcommercio, che l'idea era valida, perciò con tutte quelle adesioni speriamo solo nel tempo. E poi arriva il Natale, perciò questa era nella nostra idea, era la partenza e il lancio del Natale su Osimo, perciò con l'adesione che abbiamo avuto e con quello che faremo gli eventi per Natale, sicuramente spero che ad Osimo ci sia un'affluenza di persone maggiori magari di quelle degli ultimi anni, perché purtroppo la crisi negli ultimi anni ha portato sempre a dei problemi per il commercio dei centri storici, in tutti i centri storici sicuramente d'Italia, e con questo lancio speriamo che ad Osimo ci siano più persone rispetto ad altre volte. Ci sono dei segnali di ripresa, a volte sì, a volte no, a volte vediamo con ottimismo che respiriamo meglio, poi magari il giorno dopo ci demoralizziamo un po' perché questa ripresa sembra che non sia avvenuta. Purtroppo viviamo in questo tempo.